Benvenuti a Intorno alla Ghirlandina. Prende il via questa sera una nuova stagione, la quarta, della trasmissione prodotta dall'Ufficio Comunicazione Sociale della Diocesi di Modena e Nonantola. Tante le novità, ma restano anche le tradizionali rubriche che avete fedelmente seguito nelle scorse edizioni, come lo sfoglio di Don Marco e il punto di Don Gianni, punto con il quale apriamo questa prima puntata. Buonasera. Riprendiamo il nostro dialogo televisivo intorno alla Ghirlandina, con alle spalle una estate ricca di eventi, dalla partecipazione dei giovani alle giornate mondiali della gioventù, oltre 1000 giovani da Modena, ai tanti GREST, gruppi estivi parrocchiali, al Festival della Filosofia, all'apertura solenne dell'anno pastorale intorno alla lettera del Vescovo su lavoro e festa, alle splendide giornate di Vispo, villaggio dello sport, organizzato dal Centro Sportivo Italiano in ben 3 piazze della città. Ma oggi la mia apertura è dedicata a sottolineare l'intervento del Cardinale Bagnasco ai Vescovi del Consiglio Permanente della CEI. Un intervento che, a venire d'Italia, titola «C'è da purificare l'aria». Un intervento atteso sulla situazione del Paese, un intervento che nasce dall'amore della Chiesa per questa nostra Italia, scossa non solamente da una grande crisi economica, ma anche politica e morale. L'intervento è tutto da leggere e da meditare, anche perché viene a proporre una risposta autorevole ai tanti interrogativi angosciati che percorrono la sensibilità comune. La domanda forte era: e la Chiesa cosa dice? Non c'è forse un silenzio incomprensibile? Già il Papa, e non è senza significato, inviando un telegramma a Napolitano in occasione del suo recente viaggio in Germania, aveva auspicato un sempre più intenso rinnovamento etico per il bene della diletta Italia. Bagnasco è partito dal rilevare un attonito sbigottimento a livello culturale e morale. Il paese appare disamorato, privo di slanci, quasi in attesa dell'ineluttabile. Vogliamo dire la parola più grande e più cara che abbiamo, Gesù Cristo. In Lui la nostra speranza, che attira dentro il presente il futuro, queste le parole di Bagnasco. E all'interno di un'analisi impietosa di tutto ciò che ammorba l'aria e appesantisce il cammino comune, l'impegno contro la corruzione, il no all'evasione fiscale, il richiamo alle responsabilità di tutti, soprattutto degli attori della scena pubblica, inoltre alcune significative sottolineature sulla transizione dei cattolici verso il nuovo, verso una rinnovata presenza politica. Ma tant'altro, ha detto Bagnasco. Per ora, buonasera. Inizia intorno alla Ghirlandina e ricomincia anche il nuovo anno pastorale. In Sant'Agostino il Vescovo Monsignor Antonio Lanfranchi ha presentato il tema al centro della sua lettera pastorale, il rapporto tra lavoro e festa. Siamo con Monsignor Giacomo Morandi, il vicario generale della nostra arcidiocesi, che oggi si ritrova sabato 17 settembre per l'inizio del nuovo anno pastorale. Sì, possiamo dire che questa assemblea ormai è divenuta un appuntamento tradizionale, è un po' il punto di partenza delle attività pastorali ed è anche un punto di arrivo di una riflessione che è iniziata nelle giornate di giugno con la tre giorni pastorale, la riflessione nel Consiglio Pastorale Diocesano e Presbiterale, tanto materiale, e ora possiamo dire che l'Arcivescovo dà quelle che sono un po' le indicazioni del cammino per quest'anno, è frutto di questo lavoro corale che ha coinvolto i presbiteri e il mondo dei laici e operatori pastorali. Una lettera pastorale molto articolata, il tema è quello del lavoro e della festa, è difficile spiegarla in un minuto, ma magari qualche accenno.
diciamo che si inserisce sulla scia del convegno di Verona, che aveva impostato un po' il cammino della Chiesa sugli ambiti fondamentali della vita dell'uomo. Abbiamo pensato così anche di orientare il cammino in modo particolare su questo ambito della festa e del lavoro. Dico ambito perché è una delle prospettive sulle quali la lettera è impostata, è proprio mantenere il legame organico tra questi due ambiti, non come realtà separate ma comunicanti, come la festa può illuminare il lavoro e come il lavoro può dare sostanza alla festa. C'è anche, diciamo, un percorso biblico, un'icona biblica per quest'anno? Sì, come anche qui come tradizione consolidata, il libro biblico che ci accompagnerà in quest'anno sono i primi 11 capitoli della Genesi, dove sono un po' tracciate le coordinate fondamentali della vita dell'uomo, del suo rapporto col mondo e con la festa, il settimo giorno. Quindi penso che questo sia anche un valido aiuto a un cammino spirituale per le nostre comunità per approfondire questi temi vitali della vita dell'uomo. È passato poco tempo dalla bellissima esperienza di Madrid, la giornata mondiale della gioventù. I giovani pellegrini modenesi tornano a riunirsi, pronti ad accogliere un nuovo anno di pastorale giovanile. Siamo con Don Federico Pigoni, vicario per la pastorale, in questo caso invece direttore del servizio di pastorale giovanile diocesano. Una serata per ricominciare dopo la GMG, tanti giovani, la messa col vescovo, poi la cena e poi... Sì, adesso inizierà il momento un po' di presentazione dell'anno di pastorale giovanile. Vogliamo mantenere, anzi, come dire, consolidare l'entusiasmo della giornata mondiale gioventù. E come ricordava il Vescovo, i ragazzi sono stati veramente i protagonisti della GMG di Madrid. Ci hanno aiutato a capire cosa vuol dire davvero vivere la fede con l'entusiasmo senza avere timore. Forse quelli che hanno più timore siamo noi. E quindi vorremmo che anche quest'anno anno pastorale dedicato al lavoro e festa, partire proprio da questo incontro, dall'incontro col Signore che abbiamo vissuto a Madrid, e far sì che la festa diventi un po' il momento centrale, curare la festa, curare la domenica, curare la vita appunto della domenica, partendo certamente dall'Eucarestia, perché la festa sia il momento in cui i giovani possono portare anche certamente il frutto della fatica della settimana, ma anche la capacità di condividere la gioia dell'incontro con Cristo. Quindi dalla festa nostra, che nasce dall'incontro con Cristo, è una festa che raccoglie anche i ragazzi più lontani. Quindi che le comunità cristiane, a partire dalla festa e a partire soprattutto dal protagonismo giovanile, siano luoghi dove questa festa è sentita anche da chi è lontano. Questo sarebbe un po' il nostro così obiettivo dell'anno, sul tema appunto scelto dal Vescovo, dalla diocesi, lavoro e festa. E certamente per quanto riguarda il lavoro parleremo un po', sottolineeremo l'importanza del loro impegno scolastico, ma anche l'impegno della vita del gruppo, che sia un'occasione di testimonianza. E il tema è un po' il rendere vitali i mondi abitati dai ragazzi, e quindi che la festa poi possa continuare durante la settimana. Questi sono un po' i due temi cardine di questo anno pastorale su cui vorremmo lavorare. Più c'è un terzo tema, ritornati dalla GMG, i gemellaggi. Noi li abbiamo chiamati domestici, ossia tra parrocchie. I prossimi appuntamenti della pastorale giovanile? Sì, sono gli appuntamenti tradizionali. Come eventi diocesani avremo certamente i martedì del Vescovo, gli esercizi spirituali e appunto la GMG diocesana. Questi sono un po' i momenti cardine più importanti. Stiamo pensando a un'iniziativa un po' particolare per l'estate, una proposta estiva per giovani grandi a Pietralba, al Santuario di Pietralba ad agosto, un momento formativo ma anche di condivisione, una settimana insieme, aperta a tutti i giovani grandi. E poi stiamo pensando se riusciamo di portare in porto l'iniziativa di Policoro, ossia insieme a Caritas diocesana, Pastorale Sociale del Lavoro e Pastorale Giovanile, un'iniziativa che aiuti i ragazzi giovani a diventare un po' imprenditori di loro stessi, ma soprattutto aiutarli nella scelta del lavoro, nell'inserimento lavorativo. E ora proseguiamo con un servizio dedicato al convegno catechistico diocesano, organizzato al Centro Famiglia di Nazareth e dall'Ufficio Catechistico della Diocesi. In principio era la festa, un'occasione per ritrovarsi e fare il punto sugli itinerari formativi.
Le nostre telecamere non potevano mancare. In principio la festa è il tema che quest'anno è stato scelto per il nostro convegno dei catechisti dell'iniziazione cristiana. Un convegno molto particolare che è iniziato con una prima parte dove c'è stata una narrazione teatrale proposta dal gruppo del Nardo della diocesi di Verona. Il Nardo ricorda il profumo che si spande in tutta la stanza e così questo gruppo vuole ricordare appunto che tutte le sue proposte culturali sono per spandere il buon profumo del Vangelo. Questo gruppo è guidato da Don Marco Campedelli, che ha fatto il dottorato presso l'Istituto Santa Giustina di Padova e ha proposto questo spettacolo sul racconto di Zaccheo. La prima parte del convegno così ha coinvolto intimamente i catechisti in un coinvolgimento molto forte con il linguaggio della poesia e della narrazione. Nella seconda parte del convegno poi Don Marco ha approfondito il messaggio spiegando che cosa significa oggi iniziare alla festa. Un aspetto importante perché nella catechesi dell'iniziazione cristiana noi dobbiamo introdurre i fanciulli e gli adulti nella celebrazione dell'Eucaristia. Quest'anno la proposta dell'ufficio catechistico prevede, oltre al convegno appunto che si è svolto oggi il 24 settembre, diversi percorsi di formazione. Anzitutto quello riferito al rinnovamento dell'iniziazione cristiana con il corso di novembre. Ma poi una grande novità di quest'anno è il fatto che viene pubblicato un sussidio proposto dall'Ufficio Catechistico di Modena e di Verona per i preadolescenti. Si intitola Eppur ci sono, verrà presentato la sera del 12 ottobre e sarà qui Fratello Enzo Biemmi a riflettere insieme con noi nella presentazione di questo nuovo sussidio. Poi altre proposte, quella per esempio sui comandamenti nel mese di ottobre, è una proposta molto particolare intitolata Disegni di Vangelo, dove lavoreremo con i ragazzi, con i giovani, sull'utilizzo del fumetto nel Vangelo e cercheremo anche di abilitarli a produrre fumetti di Vangelo, una proposta che vuole coinvolgere anche i giovanissimi. Siamo un gruppo, chiamiamo il Nardo, gruppo di narrazione, di attori, narratori non professionisti, e cerchiamo di raccontare pagine della Bibbia e del Vangelo attraverso uno stile molto semplice, poetico, che cerchi anche di custodire l'umorismo che è presente nella Bibbia e nel Vangelo. Abbiamo una tradizione alle spalle, io ero allievo di un grande maestro burattinaio del Novecento che si chiamava Nino Pozzo, che fondò negli anni 20 un teatro di burattini, però poi qui ognuno ha il suo percorso, c'è un artista scultore, un musico, una iconografa, insegnanti, bambini, adulti, e ci mettiamo insieme per portare questo racconto del Vangelo. Il Nardo evoca appunto quel profumo prezioso che si sprigiona nella stanza quando Gesù viene cosparso nel capo o sui piedi, dipende dalle versioni, nel Vangelo. E adesso un brevissimo stacco pubblicitario. Torneremo tra poco assieme a Luca per seguire la rubrica degli appuntamenti diocesani. Apriamo lo spazio degli appuntamenti di questa prima puntata d'intorno alla ghirlandina con il convegno delle famiglie, in programma domenica 2 ottobre alle ore 9.30 al Centro Famiglia di Nazareth. Nel pomeriggio, alle ore 16, Monsignor Lanfranchi celebrerà la messa. Sempre domenica 2 ottobre, alle ore 9.30 a Bologna, ci sarà il meeting missionario regionale dal titolo Diversi come noi. Il meeting è giunto alla sesta edizione ed è promosso dai centri missionari dell'Emilia-Romagna con l'obiettivo di proseguire il percorso iniziato 2 anni fa al meeting di Cortemaggiore sul tema dei nuovi stili di vita con particolare riferimento alla salvaguardia del creato. Passiamo ora a lunedì 3 ottobre, un appuntamento ormai tradizionale per la nostra diocesi, alle ore 19 al Centro Famiglia di Nazareth, messa missionaria mensile. Celebrerà un padre deoniano, padre Dino Ruaro, missionario nella Repubblica Democratica del Congo.
Mercoledì 5 ottobre alle ore 21 a San Faustino, nell'ambito della sagra parrocchiale, Monsignor Lanfranchi presenterà la lettera pastorale dal titolo «Sei giorni lavorerai, ma il settimo giorno è in onore del Signore tuo Dio». Chiudiamo lo spazio degli appuntamenti con il laboratorio di formazione per i catechisti degli adulti alle ore 20:30 al CFN giovedì 6 ottobre, primo appuntamento di quest'anno pastorale dal titolo «I comandamenti, 10 parole per una vita buona». L'appuntamento è a cura dell'ufficio catechistico che la prossima settimana, vi anticipiamo, presenterà la nuova pubblicazione «Eppur ci sono». La rubrica degli appuntamenti si chiude qui, da me una buona serata. Concludiamo questa prima puntata con lo sfoglio di Don Marco, i principali articoli del settimanale cattolico modenese Nostro Tempo e anche spunti e riflessioni sui principali appuntamenti della nostra realtà. Bentrovati amici telespettatori, iniziamo lo sfoglio di questo numero di Nostro Tempo che porta la data di domenica 2 ottobre. Prima pagina, articolo centrale, porta il titolo «Sul logo di Modena. Riflessioni sulla ghirlandina per riscoprire il senso di appartenenza alla comunità». Leggiamo anche alcune righe di questo articolo. L'opportunità di pubblicare la bella foto aerea che in questo momento vedete, che riprende la ghirlandina senza l'abito firmato Mimmo Paladino che l'ha vestita per quasi 4 anni, induce a parlare del simbolo cristiano più caro ai modenesi. I tre richiamano le pagine interne, il primo legato alla pastorale sociale, cittadini delle due città. Viene presentato un percorso in 7 tappe sulla spiritualità della vocazione laicale che si terrà da ottobre a dicembre prossimo. Poi un'intervista, una donna che lotta per la giustizia. A Modena è stato presente il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi. Per quanto riguarda la catechesi, c'è stato un servizio anche in questa puntata intorno alla ghirlandina, in principio la festa, il convegno dei catechisti e le proposte dell'ufficio catechistico diocesano per il nuovo anno. L'editoriale Il Punto al titolo Nuove prospettive e si riferisce alla prolusione tenuta dal Cardinale Bagnasco lunedì scorso all'apertura del Consiglio Permanente della CEI. Iniziamo lo sfoglio delle pagine interne, riguardiamo queste 7 tappe della pastorale sociale e soprattutto vediamo anche una testimonianza, cristiani credibili ma non solo in parrocchia, di Cinzia Nasi, vice direttrice di Conf Cooperative Modena, sulla prima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa che si è tenuto a Verona dal 16 al 18 settembre. Poi dalla diocesi 2 appuntamenti importanti. Il primo è domenica 2 ottobre al Centro Femminile di Nazareth con il 41esimo convegno sposi, col cuore rivolto alla famiglia. E poi quello che riguarda la pastorale vocazionale, un riassunto di quelli che saranno gli appuntamenti da qui in avanti, tra l'impegno e la festa, rispondiamo con gioia alla chiamata del Signore. Dal Centro di Consulenza per la Famiglia viene presentata in questa pagina la storia di noi due, Valentina e Riccardo, un percorso affrontato da una coppia di fronte al tradimento. Quindi è molto interessante leggere questo articolo. Per quello che riguarda poi lo sfoglio delle varie zone di cui è composta la nostra diocesi e delle varie pagine a cui dedica a questo Nostro Tempo, dalla pianura troviamo che San Felice ha ospitato un nuovo appuntamento del Vangelo in piazza, con Don Nardo Masetti come relatore d'eccezione. Il titolo è davvero possibile la conversione? Poi troviamo dalla Pedemontana che la comunità di Formigine saluta Don Filippo Serafini che è in partenza per Monte Fiorino dove diventerà parroco e dove entrerà domenica 9 ottobre prossimo. Infine vediamo 2 pagine dedicate all'iniziativa organizzata al Centro Sportivo Italiano, iniziativa annuale che riscuote sempre grande successo e attenzione. Vispo, un'altra edizione da ricordare. 3.000 in 3 giorni, i modenesi che hanno affollato il centro storico per il grande villaggio del Centro Sportivo Italiano, che ha visto anche una novità, un'iniziativa chiamata Passa la Parola, in 10.000 Piazza Torre a Modena, per incontrare gli scrittori più famosi, questa iniziativa dedicata in modo particolare ai bambini e ai ragazzi. Ecco, vi ringraziamo per essere stati con noi in questo sfoglio di Nostro Tempo, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per questa prima puntata è tutto, intorno alla ghirlandina ritorna giovedì prossimo alle 21, buona serata a tutti.